Partiamo come al solito dal Game Boy Advance e, per non farci mancare niente, da un bel gioco di pesca. Questo è American Bass Challenge della Starfish, pubblicato dalla Ubisoft in Europa e noto in Giappone come Black Bass. Non è che ci sia molto da raccontare, possiamo accennare al fatto che la critica ha accolto abbastanza bene questo videogioco con votazioni leggermente superiori alla media. La grafica è carina, l'impostazione è pseudo-isometrica. E possiamo dire che non manca niente di quel che ogni gioco di pesca dovrebbe avere, tra cui tanti tipi di pesci, tanti laghi e così via. Il Game Boy Advance quindi si prende il suo simulatore per gli appassionati di ittica, ma chiaramente saranno molti di più quelli indifferenti a questo genere. C'è davvero bisogno di commentare questo gioco? Forse no, ma comunque proviamo a dire qualche parolina. Dunque, questo è Tetris Words, l'ultima versione, almeno per quanto riguardava il 2001, ovviamente, dell'immortale puzzle game di origine russa. Qui abbiamo nuove modalità inedite, una grafica più colorata, meglio animata, con dei fondali abbastanza vivaci, e tanta altra roba. Forse assolutamente ininfluente per un classico di questa portata. Per concludere, Tetris è Tetris. Adesso c'è anche su Game Boy Advance. I fan saranno stati felicissimi della cosa, ma prima o poi sarebbe arrivato, lo sapevano tutti. E questo, signori, è un gran giocone. Parliamo di Wario Land 4, primo episodio di questo strano eroe videoludico su Game Boy Advance. Insieme a Bowser, Wario è uno dei personaggi più cattivi dell'intera cultura nintendiana ed è davvero spassosissimo perché la sua cattiveria fa il paio anche con una certa goffaggine in alcune situazioni. Davvero un carattere irresistibile. La serie di Wario Land non entra in contrapposizione con Super Mario Land, anzi, è davvero diversa perché qui tutto è sempre un platform game bidimensionale, ma è comunque molto più orientato alla struttura puzzle. Ogni livello è un piccolo rompicapo, c'è sempre dell'azione, ci sono degli oggetti da raccogliere, però dobbiamo anche riflettere e cercare di risolvere alcuni piccoli rompicapo che davvero possono essere anche parecchio impegnativi. Questo quarto episodio è fatto davvero come si deve, c'è un'ottima grafica, un umorismo quasi irresistibile, ma ha un solo difetto piuttosto evidente, rilevato da praticamente tutti i recensori, quello della lunghezza. Non è un campione di longevità, la sfida c'è, non è cortissima, ma comunque si sono visti esemplari decisamente più capaci di garantire un interesse a lungo termine, ecco. Una piacevolissima variante del genere platform, oggi come allora, consigliatissimo. Siamo arrivati alle console da gustarsi dalla comodità del proprio divano e partiamo dalla Xbox, precisamente da Azuric, unica esclusiva Xbox del mese. È un titolo molto particolare, nel quale controlliamo una sorta di alieno blu, antropomorfo comunque, con dei poteri speciali. Magia, potremmo dire, infatti potrà controllare acqua, fuoco, vento, i soliti poteri elementali. Lo sviluppatore si chiama Adrenium Games e non è molto famoso, anche perché ha prodotto soltanto tre videogiochi, tra l'altro non trascendentali. Questo stesso Azuric, fra l'altro, non è che sia stato particolarmente gradito da critiche e giocatori, nonostante sia diventato piuttosto famoso, anche perché chiaramente era una delle primissime esclusive Xbox. Ciononostante, questo gioco di difetti ne ha tanti, in primis un motore grafico che proprio non rende giustizia alla potenza della macchina. Difatti le texture sono di pessima qualità, le animazioni sufficienti ma nulla di clamoroso. E il gioco comunque anche esso è poco divertente. Sembra realizzato con fretta, forse perché volevano arrivare sulle Xbox nelle prime settimane di vita. Un'esclusiva, poco esclusiva. Peccato.
Magari non ci scommetterei, ma forse uno dei maggiori promotori della letteratura cinese nel mondo occidentale è Dynasty Warriors, che qui arriva con il suo terzo episodio. Dico questo perché è basato sul romanzo dei Tre Regni, che è una delle opere appunto più importanti del patrimonio culturale cinese. Dynasty Warriors, sin dai suoi primissimi episodi, è stato molto criticato, per quanto anche amato da un'altra altrettanto abbondante fetta di giocatori. Questo perché questo titolo mette il giocatore nella condizione di impersonare un eroe di questo romanzo che ha dei poteri in combattimento assolutamente straordinari, quindi ha la possibilità di affrontare da solo interi eserciti ed avere anche la meglio, nonché contare su numerosi poteri speciali. Il gameplay però rischia di risultare spesso monotono, specialmente per chi non ha la pazienza di addentrarsi con la dovuta cura nelle meccaniche. Il modello di Dynasty Warriors comunque è sopravvissuto molto bene alla prova del tempo. Di conseguenza, alcuni aspetti positivi certamente ci sono. In questo terzo episodio, la formula è quella molto simile che conosciamo ancora oggi, ma si distingue una qualità grafica migliorata rispetto al secondo episodio, ma che presenta ancora un bad clipping piuttosto evidente. Ciononostante, il succo del gioco è ancora quello ben noto. Il gioco è nato su PlayStation 2, ma convertito con circa un anno di ritardo anche su Xbox. Veniamo ora ad un'esclusiva Sony che era forse anche la più temuta da parte dei rivali. Parliamo di Final Fantasy X, semplicemente incontrastabile per chiunque vista la popolarità del brand in quegli anni, dopo gli straordinari successi del 7 e dell'8. Questa produzione presenta molteplici aspetti importanti. Innanzitutto è il primo Final Fantasy interamente tridimensionale, non ci sono più le schermate 2D nelle quali muoversi, qui tutto è poligonale e texturizzato. Anche se non sempre particolarmente fluido. La storia è stata oggetto di critiche, ma non erano ancora i tempi in cui i giocatori erano irritati dalla monotonia dei Final Fantasy. Tuttavia qualcuno si è lamentato di una certa lentezza della storia e dei dialoghi, ma comunque i giudizi sono stati generalmente molto ma molto positivi. Per darvi un'idea della trepidazione intorno a questo titolo, vi dico che i preordini del gioco toccarono quota 1,5 milioni. Quasi il doppio di quanto avvenuto con Zelda Skyward Sword, per darvi l'esempio più recente. Il gioco comunque in generale meritava, anche se non è piaciuto a tutti. Carina comunque l'implementazione di un gioco all'interno del gioco, parliamo del Blitzball, che è una disciplina sportiva nella quale il nostro avatar è un campione. Per concludere, questo Final Fantasy è un Final Fantasy classico, del genere che abbiamo spesso criticato negli ultimi anni. Tuttavia, visti alcuni episodi recenti, viene quasi da rimpiangerli. La serie di SSX arriva già al secondo episodio con Tricky, ma in realtà si tratta di un mezzo seguito, dato che è praticamente lo stesso gioco con pochissime aggiunte. Inizialmente è una esclusiva GameCube ma soltanto per un mese, dopodiché arriverà anche la conversione PlayStation 2 che sarà praticamente identica. Dopo altri pochi giorni arriverà quella per Xbox e poi addirittura un episodio per il Game Boy Advance che sembra molto divertente. Giocabilità perfetta, colonna sonora azzeccata e addirittura partecipazioni per dare le voci ai protagonisti di questo gioco che hanno chiamato in causa addirittura la star Lucy Liu. Uno splendido gioco per i possessori di GameCube ed Xbox, un po' meno per chi aveva una PlayStation 2, dato che era quasi superfluo vista la somiglianza con il primo SSX. Due nuovissime simulazioni di calcio arrivano sul mercato ed indovinate un po' come si chiamano? FIFA e PES. Strano. Cominciamo dal titolo della Electronic Arts. FIFA 2002 non è un cattivo gioco, anzi, il suo peggior difetto si chiama semplicemente PES. Questo gioco non riesce a competere con il capolavoro della Konami, ma tuttavia riesce ad imporre alcune novità valide, come ad esempio una nuova gestione dei passaggi che prevedono una barra che permette di dosarli molto meglio. Prima, infatti, era decisamente difficile utilizzare i passaggi filtranti. La grafica è sicuramente al passo con i tempi e rappresenta uno dei migliori aspetti della produzione. Chiaramente bisogna fare un discorso diverso per i possessori di PlayStation e per quelli PC. Se sulla console Sony infatti c'era un rivale quasi inattaccabile, sui sistemi Windows c'era una concorrenza assai meno fornita, di conseguenza era un acquisto quasi obbligato per gli appassionati di calcio.
Una piccola curiosità che oggi fa quasi ribrezzo. Alcune squadre non hanno la licenza ufficiale, di conseguenza i giocatori sono palesemente inventati. Ed eccolo qui, il nemico giurato giapponese di una vita. PES arriva sulla PlayStation 2 per la prima volta ed è una notizia sensazionale per i possessori di questa console. Finalmente possiamo assistere ad una grafica in alta definizione, con dei filtri che la rendono decisamente migliore ed animazioni molto più accurate. Dopo alcuni episodi semplicemente straordinari sul finale di carriera della PlayStation 1, questo arrivo sulla seconda edizione della console Sony è assolutamente da promuovere. Tutto ciò che di buono avevamo conosciuto in passato è stato mantenuto, e la tecnica molto migliore è un plus decisamente gradito. Era meraviglioso ritrovare quella sensazione di controllo sui giocatori e sulla partita che permetteva, sin dalle prime ore di pratica, di costruire azioni che seguivano la nostra volontà. Difficile definire questo primo Pro Evolution Soccer una simulazione di calcio. Era piuttosto un arcade molto ben strutturato, ma comunque un classico assolutamente imperdibile. Ed è stato anche una delle esclusive più preziose per la PlayStation 2. Forse il nome della Acclaim Cheltenham è piuttosto anonimo. Molto meglio parlare di Probe Entertainment, un team che negli anni 90 ha fatto furore con conversioni e giochi originali davvero molto gradevoli. Il cambio di nome avvenne quando il loro publisher di riferimento, la Acclaim, li acquisì. Quel che a noi interessa, comunque, è che essi siano gli sviluppatori di Extreme G, una saga iniziata su Nintendo 64 che si distinse per alcune somiglianze con Wipeout a causa della grafica e dell'ambientazione futuristica, per il quale fu tra l'altro un rivale degno di nome. Peccato che soffriva di una grafica piuttosto scattosa, soprattutto nelle versioni PAL. Ciononostante, la serie Extreme G ebbe abbastanza successo e si guadagnò la strada anche per la generazione successiva. Questo terzo episodio venne prima realizzato per PlayStation 2 e poi convertito, giustamente vista la sua origine nintendiana, per GameCube. Peccato però che sulla PlayStation la grafica fosse un po' scattosa, molto meglio qui sulla console Nintendo, dove il rendering è decisamente superiore. Un bel gioco di corse, peccato che poi questa serie si sia un po' persa per strada, così come il suo publisher Acclaim. Tarzan Freeride è la trasposizione videoludica della pellicola che circolava nei cinema in quell'epoca, realizzata dalla Disney. Un bel cartone animato che purtroppo fa rimpiangere invece le conversioni realizzate dalla Sega e da Capcom in altri tempi. Questo tie-in firmato Ubisoft, infatti, pur non essendo un cattivo gioco in senso generale, non è assolutamente degno di alcuni suoi predecessori. È abbastanza standard, prevede un'azione bidimensionale, in ambienti tridimensionali, comunque un po' alla Klonoa, con un'azione abbastanza banale. Segue con una certa fedeltà gli avvenimenti visti nel film e ci sono anche alcuni spezzoni presi direttamente dall'originale. Licenza prestigiosa a parte, un videogioco che non è stato capace di emergere per altri motivi. Passiamo ad un vero campione della faccia tosta. Bisogna dire che c'è ispirazione e plagio vero e proprio. Bene, Wave Rally appartiene sicuramente a quelli che si ispirano alla seconda categoria. Difatti è un clone abbastanza spudorato di Wave Race per Nintendo 64 a partire dal nome. Anche qui dobbiamo controllare delle moto d'acqua e passare tramite determinate porte, esattamente come quello che abbiamo dovuto fare nei capolavori nintendiani. Peccato però che la Eidos Interactive non sia riuscita a catturare anche l'anima del gioco, infatti qui ci sono dei bug, dei controlli meno precisi, una telecamera alquanto discutibile. Di conseguenza Wave Race rimane un capolavoro, questo qui non li si avvicina nemmeno. È uscito solo su PlayStation 2, dove era noto anche con il nome di Jet Ski Riders. I Simpson si sono imposti come un cartone animato molto originale, decisamente di rottura. Purtroppo lo stesso non si può dire dei videogiochi ad essi dedicati. Difatti, per esempio, questo The Simpsons Road Rage, la Road Rage è praticamente la furia che i guidatori provano al volante,
Non può essere considerato neanche per sbaglio un videogioco originale, infatti è copiato integralmente da Crazy Taxi. Ma davvero, vi sono missioni che sono quasi indistinguibili dall'originale. Per fortuna è anche una formula molto collaudata e molto amata dal pubblico, di conseguenza questo The Simpsons Road Rage risulta anche uno dei migliori videogiochi dedicati a questa bizzarra famiglia. Meglio originale o divertente? Forse, in questo caso, la seconda opzione è preferibile. Fra l'altro, qui è anche presente una grafica piuttosto dignitosa. Questo titolo è stato pubblicato inizialmente per PlayStation 2, ma è arrivata immediatamente anche una conversione per Xbox e GameCube. I Simpson non potevano che raggiungere ogni piattaforma. La Acclaim nel 2001 poteva vantare la licenza ufficiale del wrestling, però cercò di produrne anche un videogioco con una formula speciale, Legends of Wrestling, nel quale potevamo controllare le vere star degli anni passati di questa pseudodisciplina sportiva. Ritroviamo quindi Hulk Hogan, ovviamente, ma anche The Ultimate Warrior, Andre the Giant e moltissimi altri. Una bella idea che però non è stata supportata da un lavoro altrettanto valido per quanto riguarda il gameplay, dato che il motore di questo videogioco è piuttosto lento, i combattimenti sono macchinosi, poco emozionanti rispetto anche ad altri stessi episodi programmati dalla Acclaim. Ciò che si salva, ma poi neanche tanto, è la modalità carriera nel quale possiamo crearci il nostro wrestler e appunto affrontare una serie di incontri che possono condurci al titolo di campione. È solo un tentativo il mio di cercare qualcosa di positivo in questo gioco, dato che la critica all'epoca è stata piuttosto spietata. Ricordo anche che questo gioco è stato pubblicato per tutte e tre le principali console. Quello degli Stormfront Studios è sicuramente un team di ragazzi capaci, che hanno anche avuto una certa predilezione per il cambio repentino di genere, infatti sono passati con una certa disinvoltura da giochi sportivi come i Madden a hack and slash come Demon's Stone. Con Legend of Alondar cercano di percorrere la strada del gioco di ruolo, con risultati purtroppo meno che mediocri. Basta guardare la grafica che è veramente indescrivibile, orribile, veramente bruttissima. Poligonale, texturizzata, ma fatta malissimo. Per quanto concerne le meccaniche di base, basta segnalare che non siamo molto distanti dai classici JRPG, anche se questo titolo è occidentale, comunque più debitore verso la cultura giapponese, che presentano dei combattimenti a turni non particolarmente ben fatti, anzi. L'unica cosa buona forse è la mappa di gioco, che è abbastanza estesa e che quindi garantisce una certa longevità, ma nulla di clamoroso anche in questo caso. Tanto chi avrebbe il coraggio di continuare l'avventura in una bruttura del genere? Uno dei pregi della PlayStation 2 è stato quello di aver proposto agli appassionati di giochi di ruolo quasi ogni mese qualche episodio interessante. In questo caso parliamo di Shadow Hearts, un videogioco sviluppato da un team quasi sconosciuto chiamato Secnot, una piccolissima compagnia giapponese, che cerca comunque di offrire qualcosa di inedito, come l'ambientazione. Infatti essa si colloca attorno al 1913, ma anche la sceneggiatura è peculiare, come vediamo c'è sicuramente qualche sfumatura horror, un po' splatter, ma il gioco vive molto sul contrasto tra tragico e comico, difatti ci sono anche sezioni molto divertenti e spiritose. Non si può definirlo un grande esponente del suo genere, assolutamente, ma comunque era un titolo con qualcosa da raccontare, con nuove idee da proporre, e questo certamente è un fattore positivo. Magari qualche appassionato potrebbe cogliere l'occasione e riscoprirlo oggi. Cosa ne pensate di un videogioco in cui l'unico scopo del giocatore è quello di gestire al meglio una fattoria, coltivando verdure, parlando con gli abitanti del villaggio vicino, insomma, godendosi la parte più sana del lavoro del buon contadino? Diciamo che potrebbe risultare interessante se qualcuno apprezza le partite condotte con una certa calma. Proprio a questo profilo di giocatore ha pensato la Natsume, che dai tempi del Super Nintendo cura la saga di Harvest Moon. Il primo episodio per la PlayStation 2 è un titolo dalle dimensioni ridottissime, un programma di appena 90 MB.
che tuttavia contiene tutto il necessario per poter adempiere ai doveri di ogni Harvest Moon che si rispetti. Quindi c'è una grafica essenziale ma comunque simpatica ed un villaggio con tutti i personaggi necessari per offrire una trama decente. Il nostro compito è quello di curare la fattoria di nostro zio che è morto prematuramente. Il vero problema è che ci sono i soliti aguzzini che intendono appropriarsene cercando di mettere al suo posto un grande parco giochi ed un centro commerciale. Una classica storia di cattivi, quindi, ma nel tempo che ci rimane a disposizione nel gioco, quindi circa un anno, dovremo cercare di convincere tanto gli abitanti del villaggio a supportarci quanto gli aguzzini a desistere dal loro progetto. Se vi piace Harvest Moon, non ci sono motivi per i quali non dovrebbe piacervi questo Save the Homeland. Semplice, umile, ma anche divertente. È uscito però solo su PlayStation 2. La Ubisoft è sicuramente una compagnia dall'occhio lungo e non perse tempo nel 2001 ad adeguarsi al trend che stava già nascendo dei party games, cercando di affidarsi, come già faceva la Nintendo con le sue mascotte, al suo volto più celebre, quello di Rayman. Oggi ha ripiegato completamente sullo spin-off con i Rabbids, ma all'epoca decise di produrre questo Rayman M, noto invece negli Stati Uniti come Rayman Arena. Uscito dapprima per PlayStation 2, ma poi convertito dopo circa un anno per tutte le altre piattaforme, PC compreso, è un gioco che prevede semplicemente delle lotte, dei combattimenti fra i vari personaggi del brand Ubisoft, che possono tuttavia ritrovarsi anche a competere in vere e proprie corse podistiche. Non si può dire forse che Rayman M sia un brutto gioco, ma sicuramente non è passato agli annali per la sua qualità. La Ubisoft del resto ha preferito abbandonare questa denominazione M, preferendo altre vie, appunto come abbiamo già anticipato, per supportare il trend dei party games. Per i fan della melanzana francese, tuttavia, è un episodio di indubbio interesse collezionistico. Quella che scorre nelle immagini è una delle esclusive più riconoscibili dell'intero panorama di videogiochi Nintendo, e quegli esserini che si muovono freneticamente sullo schermo sono i Pikmin, degli alieni, degli extraterrestri davvero buffi, che chissà per quale ragione si ritrovano su un pianeta sconosciuto e pieno di ossigeno, assolutamente letale per i Pikmin. Di conseguenza loro hanno soltanto 30 giorni prima che il loro supporto vitale si esaurisca e devono cercare una maniera per fuggire da questo pianeta. Nelle 30 missioni di gioco dobbiamo sfruttare le peculiarità dei Pikmin di vario colore per venire a capo degli enigmi proposti. Si tratta di un prodotto straordinariamente giocabile ed originale, non molto lungo, che però ha avuto un grande successo al suo debutto vendendo oltre 1 milione di copie. Peccato però che poi sulla Wii sia stato completamente dimenticato dalla Nintendo, forse anche perché la riedizione non è stata poi così apprezzata da videogiocatori e critica, forse perché è troppo uguale all'originale. Ad ogni modo, un titolo da provare almeno una volta. Per noi appassionati di retro gaming, l'esistenza delle compilation di vecchi giochi è davvero un toccasana, soprattutto quando sono fatte bene come quelle della Namco. Questa che stiamo osservando è Namco Museum, una collezione già vista su altre piattaforme in passato a partire da Nintendo 64, PlayStation e Dreamcast. Però solo dalla console Nintendo e da quella Sega sono stati presi i giochi presenti anche in questa edizione per PlayStation 2, GameCube ed Xbox, tuttavia soltanto per il territorio americano, non si sa per quale motivo. Ci sono anche giochi inediti, tra virgolette, ovviamente soltanto per quanto riguarda le collezioni, come Pac-Mania e Pac-Attack. Non si sa per quale motivo, forse perché viene ritenuto il simbolo della Namco, c'è stata una particolare attenzione per la pallina gialla. A parte questo sono presenti anche dei graditissimi remake come quello di Galaga e Dig Dug, due altri grandissimi classici. Una ghiotta occasione quindi per farsi un po' di cultura anni 80. È chiaro che ormai le compilation sono talmente diffuse che forse non c'è più bisogno di questa Namco Museum, peccato però comunque che la casa giapponese abbia limitato l'offerta al solo territorio americano. Con il passaggio dalla PlayStation 1 alla PlayStation 2, il team Naughty Dog ha perso la sua mascotte, che era diventata anche la mascotte della console Sony, relativamente.
Parliamo di Crash Bandicoot acquistato poi dalla Vivendi. Di conseguenza i Naughty Dog hanno deciso di concentrarsi su un qualcosa di completamente nuovo ed hanno inventato questo Jak and Dexter. Si tratta di due personaggi di pura fantasia che non fanno riferimento ad alcun animale esistente. Jak è un umanoide muto ma atleticamente molto prestante, mentre il suo compagno di sempre, Dexter, è anche egli un umanoide ma lo rimane per molto poco tempo dato che subito gli succede qualcosa di davvero brutto. A parte questo, è lui che sarà quello che si occuperà di tutte le chiacchiere necessarie per farci compagnia durante il gioco. La coppia funziona e la Sony ha avuto molto piacere nel supportare nuovi episodi di questa saga. Ma parlando di questo debutto di The Precursor Legacy, come sottotitolato, possiamo dire che è un platform davvero con i controfiocchi. C'è molta azione, molto veloce, è davvero un platform nel senso stretto della parola. Il jump and run è davvero la parte più importante di tutta l'esperienza. I combattimenti ci sono, ma sono secondari. La grafica inoltre era davvero un ottimo spot per la PlayStation 2, dato che poteva vantare una grossa conta poligonale ed un frame rate fisso a 60 granitici frame per secondo. Per molti videogiocatori, questo è anche il miglior episodio della serie. Alquanto trascurata dalla Sony negli anni recenti, la saga di Twisted Metal è stata tra le più importanti di quelle viste sulla PlayStation 1. Consisteva in combattimenti veicolari molto spettacolari, che erano anche di una certa violenza. Di conseguenza, lo sviluppatore ha deciso di tentare anche di produrre una versione un po' più edulcorata, magari non per bambini, anche se il primo nome del gioco era Twisted Metal Kids, ma comunque senza temi violenti. Hanno quindi optato per delle macchinine radiocomandate che hanno comunque la loro potenza di fuoco. La grafica è abbastanza curata, la giocabilità c'è sicuramente, ma secondo la critica questo videogioco non è paragonabile ai tre episodi precedenti. Difatti è il quarto Twisted Metal, probabilmente il peggiore di tutta la storia. Per fortuna non è un brutto gioco, e lo dico soprattutto perché è l'unica uscita per la PlayStation 1. Una pulsazione se la concede anche il Nintendo 64, che si gode il terzo episodio di Tony Hawk Pro Skater. Un ottimo gioco programmato divinamente sulla console Nintendo. La sfrutta veramente in maniera dignitosa, anche perché riesce a vantare una colonna sonora cantata, campionata anzi, quindi davvero difficile da fare su cartuccia. Fra l'altro questa colonna sonora è anche di qualità meno compressa, quindi molto più orecchiabile, dall'output decisamente più gradevole. Il gioco è inoltre quello che conosciamo da sempre, molto giocabile, un po' monotono perché c'è da fare sempre i soliti trick dall'inizio alla fine. Però a chi piace il genere può sicuramente trovare in questo Tony Hawk 3 un ottimo prodotto, assolutamente consigliato ancora oggi. Quasi tutti credevano che questo Natale sarebbe stato tristissimo per la Dreamcast e per tutti i suoi possessori. Ed invece ecco spuntare Shenmue 2, il seguito di uno dei titoli più importanti di sempre. È uno splendido canto del cigno per questa console, anche se l'idea di Yu Suzuki poi non è perfettamente idonea a tutti i tipi di giocatori. E questa è anche la ragione per la quale la Sega non è riuscita a ricavare dalle vendite di questo prodotto abbastanza soldi da poter compensare le mastodontiche spese di sviluppo di questo Shenmue 2. A coloro i quali danno al gioco il tempo per ingranare, però, si apre un universo meraviglioso fatto di una storia estremamente coinvolgente ed emozionante e un mondo pulsante, pieno di cose da fare. Shenmue 2 può considerarsi opera d'arte tanto per i contenuti stilistici che per quelli tecnici, dato che rappresenta anche un'ottima prova per la Dreamcast dal punto di vista grafico. Un gioco storico che, purtroppo questo possiamo anticiparlo, non regala al giocatore un finale definitivo. La storia di Shenmue è ancora in sospeso e tutti pregano perché qualcuno decida di riportarlo in vita su una console qualsiasi della nuova generazione. E così io vi lascio alla ricerca di questo splendido videogioco della Sega e vi saluto perché la macchina del tempo di dicembre 2001 finisce qui e noi ci risentiremo per quella di dicembre 1991 ormai.
Se volete, tuttavia, potete regalarci una vostra riflessione, opinione o ricordo qui nella pagina dei commenti. Sarebbe come sempre molto gradita. Arrivederci alla prossima puntata.